Benvenuti alla seconda puntata di Scruscio, Disturba il silenzio, la rubrica che, come di consueto, approfondisce le tematiche legate alla lotta alle mafie, dando voce a movimenti, associazioni e personaggi che si sono distinti in questo ambito. In questa puntata parleremo del ruolo della magistratura in Sicilia, da semplice presidio di legalità in un territorio fino all'opposizione a Cosa Nostra. Il 1982 è un anno che tutti ricordano con rabbia e disperazione. 148 sono le vittime provocate da Cosa Nostra, un'ecatombe. A seguito di questo terribile anno, il Parlamento ha approvato il 416 bis, introdotto dalla legge 13 settembre 1982, ossia la costituzione del reato di associazione mafiosa. Di lì a breve verrà costituito il maxi processo e la DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia, tre tappe fondamentali che hanno contribuito notevolmente a rallentare l'avanzata delle mafie nel nostro paese. In questa puntata abbiamo ripercorso le varie stagioni del capoluogo siciliano, Palermo, metafora dell'Italia contemporanea. La città è un luogo di grande dibattito culturale, fulcro dei movimenti popolari contro la criminalità organizzata da una parte, ma anche perno degli affari illeciti, dell'omertà e degli scandali di Stato dall'altra. Oggi avremo il piacere di sentire le parole di Antonio Ingroia, magistrato palermitano. Inizia a formarsi nel 1987, nel pool di Falcone e Borsellino, per poi diventare nel 2009 procuratore aggiunto della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo. Nel 2012 viene incaricato dall'ONU di dirigere un'unità contro il narcotraffico in Guatemala. Intervistato dalla Blogos Web Radio, ci racconta le due nature della sua città natale. Una città che è capace di esprimere, diciamo così, il peggio e il meglio. Non a caso è stata sia la capitale della mafia che la capitale dell'antimafia, sia il luogo delle stragi più terribili, sia il luogo delle reazioni antimafia più importanti, della resistenza antimafia e dell'impegno della società contro la mafia. Città del dolore e della speranza, e in questo senso credo che abbia diritto, lo diceva perché è innamorato della propria città, abbia diritto al riconoscimento di essere stata, se vogliamo, la capitale del male del paese, ma anche la capitale etica del paese, proprio perché da lì dove si è raggiunto e si è toccato il fondo, in certo qual senso si sono create le premesse per creare la speranza per il rinnovamento allora del paese. Se si è riusciti a creare, diciamo, le premesse per una speranza di rinnovamento, di nuovo rinascimento siciliano, a cominciare da Palermo, significa che si può riuscire anche in tutto il paese. Combattere le mafie oggi è oggettivamente diverso rispetto al passato. Significa infatti lottare contro un sistema internazionale. Per questo, diventare magistrato antimafia significa essere impegnati su ogni fronte, dallo spaccio al racket, giungendo fino al settore tecnologico. La mafia ha scoperto le tecnologie prima dell'antimafia. Il crimine è sempre un passo in avanti, ed è un passo in avanti oggi non tanto però soltanto per questione appunto di tecnologie, perché oggi la tecnologia è una tecnologia che consente relazioni fra due punti opposti del pianeta, e questi due punti opposti del pianeta si interagiscono in ambito criminale molto più rapidamente di quanto possono interagire sul piano invece legale e istituzionale, a causa dei confini nazionali che ancora gravano sulla legislazione, sugli strumenti. Per questo il futuro è potenziare le capacità di contrasto internazionale delle mafie, che le mafie ormai sono definitivamente transnazionali, l'antimafia ancora no. Parimenti a questo discorso, occorre ricordare che oggi, per essere un uomo di Stato ed impedire la collusione tra mafia ed apparati pubblici, bisogna avere innanzitutto valori di base, sia etici che costituzionali. Beh, è difficile, sì, è abbastanza difficile, perché ancora oggi, anche se c'è una parte consistente dell'Italia che vuole stare dentro un paese delle regole, un paese della legalità, un paese dell'eguaglianza e dei diritti, c'è tutta un'altra Italia, purtroppo anche ampiamente rappresentata dentro le istituzioni, che ai diritti preferisce i favori,
all'eguaglianza, preferisce la diseguaglianza delle impunità. Credo che occorra un impegno e un prendere posizione, uscire dall'ipocrisia della cosiddetta neutralità, perfino da parte di chi deve essere imparziale per dovere istituzionale come magistrato, che deve essere imparziale, io rivendico la mia imparzialità, ma deve essere non neutrale rispetto ai valori di fondo di una comunità. I valori di fondo propulsivi della nostra comunità sono quelli scritti nella Carta Costituzionale. Per questa puntata è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a seguire le prossime puntate sempre dal sito del Blogos, www.ilblogos.it, oppure attraverso il nostro podcast. Ringraziamo anche il nostro collaboratore Giulio Ferrante, che ha curato l'intervista. Un saluto da Daniele Ballardini e da Laura Zani.